3, 4, 5. Provate qui. Là sotto. Ok. Provate. Sì. Sì. Oh mio Dio, è d'oro. È dorata. Raga, raga, scheletri. Gli scheletri. Toglietevi gli scheletri di dosso. Quest'oggi vogliamo svelare i misteri delle bottiglie che abbiamo trovato nelle spiagge. In particolare quello se in mano vostra non ci sono monete, viaggiate a Sharkbait Cove e finalmente ne riavrete. Che in okay. effetti non è che abbiamo così tante monete in mano, quindi direi questo che è stato nostro. Secondo me sapeva che avremmo perso 3 dei 6 forzieri e ce l'hanno scritto di proposito. Allora, signor navigatore Gonks, come siamo, capitano, giusti? Capitano, no, tutto a sinistra deve andare. Ok, grazie. Ok, che figurato. Per la prima volta che mi chiama capitano è solo per farmi fare una brutta figura. Esatto, ha fatto bene, ha fatto bene. Signora Fere, stiamo per colpire qualcosa? No, no, vai tranquillo. Sicura? Io vedo uno scoglio. Ma non lo colpisci. A sinistra c'è un'isola. Ok. E la dobbiamo completamente evitare. Okay. No, quello non è un problema. A me preoccupano questi due scogli perché... Bah, se vuoi vai poco poco a destra. Ma comunque, no, adesso ci stai andando di vedi? Ma adesso hai è girato perché tutto. Perché il signor navigatore mi ha detto gira a sinistra. Lui non sa che ci sono gli scogli, me li devi dire tu. Ma capitano, alla sinistra si gira come ha detto il navigatore. Sì, ma stavi andando nella giusta... Ci schiantiamo. Oddio, lo prendiamo. No, tutto a posto. No, no. Oddio, prendiamo. Ma quanto è mosso il mare da sotto? Sì. Quello è tantissimo. È molto divertente. Oddio. Oddio. Raga, c'era uno tsunami, abbiamo fatto un volo incredibile. C'è una tempesta di fronte a noi. Sotto. C'è una tempesta di fronte a noi? Sì. No. Muoviamoci ad arrivare a Sharkbait Cove. Sempre a sinistra, qua... sempre a sinistra. Ok, vado a girare. Ho dovuto schivare tutti quegli scogli, adesso giriamo di brutto. Dobbiamo aggirare quest'isola. Ok. Ok, questa piccolina quindi che vediamo. In altissimo. Fuoco! Povero Gonks. Sto volando, ragazzi, sto volando. Lo so che stai volando. Muore. Non sono morto. Perfetto. Ferella ancora, veloce. Ragazzi, non avete capito? Come ho schivato queste rocce non lo so neanche io. Ti ho visto, ho visto. Un cavalluccio marino. È una scultura, cioè una pittura di un cavalluccio marino qua. Okay. Non è che ai fini della nostra missione? Non ho idea. Arrivo. Allora, arriviamo anche noi. È stato bellissimo spararlo come se... È la cosa più bella di questo gioco. Guardate la mappa. Esatto, dicevo, si è aggiornata la mappa sicuramente. Arrivo. Ok. Ecco qua. Allora, leggo? Sì. Scopri... Scopri la pietra solare sull'anello esterno a est di questa terra e alzando la lanterna un colpo agli spettri sverrà. Cosa? Sferra. O Sferra. Accidenti a te. Sferra. Dobbiamo trovare nell'anello esterno. Non lo so, perché volevo fare la rima. Pietra solare sull'anello esterno a est. Sì, ma io come posso guardare la mappa? Io vado a est. Con la bussola? Est, e io sono ad est. Da tutt'altra parte. Ma Fare, noi siamo ad est, secondo me. Anch'io sono ad est. Vabbè, siamo tutti ad est. Pietra Siamo ad est. Solare. Io sono nel... Ok, prova ad andare un po' in mezzo alla foresta. Magari sta lì la pietra. Anello esterno, ha detto. Occhi aperti. Sicuramente è qua vicino. Ah, sì, è vero, perché è fatto comunque ad anelli quest'isola. Sarebbe comodo avere la mappa mentre ci chiedono queste cose. È ovvio. Non so se c'è un modo di procurarcele le mappe dei posti. Sai che non so. Perché no, mi sa che non fa. Senza mappa è molto complicato capire l'est, capire il punto perfetto e così via. Lì vedo Ragazzi, qualcosa. Io sto usando la bussola. Ma non basta. Secondo me, non si capisce bene neanche così. Quella è una barca. Abbiamo visto anche un cavalluccio. Solo non si vedono. Ma ci sono scheletri. Va bene. Guarda che riprende la tempesta, Ah, uffa. Secondo me è in questa direzione, perché qua... Oh, sorge il sole. Vedo scheletri su Fere. Sì. Sì, dagli una mano. Il sole sorge a destra o ad ovest, raga? Est, davanti a noi. Sta e vedi, adesso. Allora siamo ad est, abbiamo ragione che siamo giusti. Perché però non c'è la pietra solare di cui loro parlano? Non lo so, vediamo. Perché dicevano comunque nell'anello esterno. Esterno a est di questa terra. Siamo sull'anello esterno. Guardate qua. Dove sei? Non penso di averla trovata. Sono trovata! Trovata? Sì, porca miseria. Stava abbastanza dove diceva, devo essere sincero. Beh, perché guarda il sole, Ale, e guarda dov'era. Sì, e guarda, io ero da questa parte e c'era una specie... Eccola, qua, dove ero io, guarda. Ah. Dove siete? La scultura nella pietra. Esatto, quella che l'ho vista anch'io, quella. Di questa terra, alzando la lanterna, un colpo agli spettri. Alzando la lanterna... Quindi prendete la lanterna. Secondo me devo guardare qualcosa. Dove siete però? Dimmi dove sei. Fere, fai tutta la costa verso il sole. Presente? Più o meno, ma non so dov'è da qui.
Vengo perché... a prendere io. Eccoti, ti vedo a posto. Forse di notte, quindi alzando la lanterna. Terra, quindi alzando di notte. La lanterna, un colpo agli sfettri sferra. Aspetta, che ci sono. Sferra. Aspetti di dire sferra. Accidenti a te. Oh, ce l'ha fatta. Ferri, si sta. Oh, oddio. Che succede? I tre pescatori che osservano l'occhio dell'isola. C'è un segreto mai rilevato. Compi 7 passi a sud-sud-est. Poi scava finché la luce non l'avrei riportato. Raga, è spettacolare. In più noi stiamo... Mi sono perso tutto perché questo qua è a leggere mentre noi combattiamo. Ma io sono Capitan Steph, vai, ve l'ho ucciso. Ve lo rileggo? No, non sei leggere, abbiamo capito. I tre pescatori che osservano l'occhio dell'isola, c'è un segreto mai rivelato. Compi 7 passi a sud, sud-est, poi scava finché alla luce non l'avrei riportato. Ok. Tre pescatori che osservano l'occhio dell'isola. Dobbiamo trovare tre statue, immagino. Sud, sud-est. Allora. L'occhio dell'isola vuol dire che è al centro. Suppongo di sì. Aspetta, raga, lo so, seguitemi, mi vedete? Sì. Ok, venite. So io cosa dice. I pescatori sono quel segno lì. C'è una barca lì con il segno. Con il segno dei pescatori. Sì. È uno scheletro. È uno scheletro. Ok, paro. Due scheletri, questi hanno la pistola. Non muoiono facilmente. Sì, sono molto più forti degli altri, ho già notato anche io. Però quando ricaricano tu li prendi e li uccidi. Soprattutto okay. Batta un bel headshot con la pistola. Venite. Allora. Wow. È bellissima quest'isola comunque. Mi vedete? No, ho perso. Ma porca miseria. Gonks, dall'altra. Gonks. Gonks. Fere. Di fronte a te, Fere. Ma ci sono gli scheletri, quindi se stai un attimo zitto riesco a capparli. Ho visto. I tre pescatori. Ce l'ho fatta. Allora, adesso. Okay. Metto la bussola. Era 7 passi sud-sud-est. Ok. Allora, aspettate. Quindi, sud. Sud-est. Verso di me. Zitti un attimo. 1, 2, 3, 4, 5. Provate qui. Da sotto. Ok. Provate. Sì. 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 Oh mio Dio, è d'oro. Oh, è raga, raga, scheletri. Gli scheletri. Toglietevi gli scheletri di dosso. Cavolo. Veloci. Ok. Sono tantissimi. Porca miseria. Ah, ok. Ok, continuiamo a scavare. Guardate che cos'è questo. Questa vale tantissimo. Oh mio Dio. Vale tantissimo. Oh mio Dio, che cos'è questo tesoro? Andiamo subito a consegnarlo, eh. Fermi tutti appena lo tirate fuori che voglio leggere il nome. Forziere del capitano. Perché a me non lo scrive? Ah, ma allora andiamo. Dai. Ok. Torniamo a casa. Quindi sta mappa è completata. Infatti sì, e c'è scomparsa. Non ce l'abbiamo più. Questo messaggio nella bottiglia è completato. Perfetto. Allora ascoltatemi bene, perché secondo me compariranno altri scheletri. Non ci fanno andare via con un tesoro ovviamente del genere. No. In modo semplice. Basta vedere quanti ne sono spawnati quando esatto. L'abbiamo preso. Certo. Secondo voi quanto vale? Tanto. Dai, per forza. 200. Dai, 200. Dai, io spero 500, eh. Sarebbe bello, cioè, sarebbe in effetti bello. Gli altri ci hanno dato, gli altri che erano poveri ci hanno dato 130. 100, 120, 130 l'uno, 200 sarebbe limitante. Cioè, esatto. È d'oro con un rubino sopra, deve valere qualcosa, porca miseria. E che cavolo. Il discorso è, riusciremo ad arrivare fino a lì tranquilli? E quello è il problema. Quello è un grosso problema. Io mi butto subito nella mappa per vedere l'outpost. Okay. Guarda se infatti c'è qualche avamposto vicino possibile. Vicino, esatto. Io questo lo nascondo qua. Qui nel letto. Opla. Esattamente dietro di noi. Ok, perfetto. La prima isola che c'è dietro di noi? Sì. Ne abbiamo uno sulla sinistra. L'hai visto? Sì. Sì. Perfetto. Perfetto, basta. Allora, facciamo il giro dell'isola praticamente. No, facciamo direttamente una retromarcia. Verso sinistra posso farla. Ok. Allora, sistemo tutto. Iniziate ad alzare le ancore. Ok. Let's go. Ok, il timone è pronto. Dai così. Sistemo anche la vela. Opla. Ok. Tutto pronto alla partenza. Forza con quelle braccine. Mamma mia, che schiappe. Vabbè, che buono. Che schiappe. Guarda, c'è ancora i cannoni in piedi da come mi avevo lanciato. Bello. Tre. Ci vuole la vita per quest'ancora. Mamma una. Mia. E parti. E dai. Ok, fatto, vai. Ok, ci siamo. Perfetto. Controllo bene la mappa e poi salgo sull'albero maestro. Ok. Allora, più o meno 10 secondi così. Poi dobbiamo vedere anche come tenere il vento. Ma prima di tutto dobbiamo fare
tutta la giravoltina, perché bisogna fare un sacco di rotazione. Ci vorrà un po' con questa barca, lo sapete, vero? Mm-hmm. Giù con l'ancora, siamo arrivati a casina. E ormai ci siamo quasi. Ormai ci siamo quasi. Dobbiamo prendere il tesoro prima che ce lo rubino, prima che si affondi la nave. Esatto. Non si rischiare. Sa mai che magari prendiamo acqua e affondiamo pure qua davanti. Okay. Il tesoro del capitano è stato preso. Andiamo, andiamo. Tutti giù. Arrivo. C'è uno squalo assassino. Sicuro. Che manco Sharknado. Ci ammazza tutti e tre e finisce così. Fatto bene a caricare le pallottole. Hai non fatto benissimo, mai. Sì. Ok, torno a galla che non voglio neanche morire affogato. Ormai manca poco. Stiamo per scoprire il valore. Minimo, per non essere deluso, 3,50. Però vorrei leggere 500. Pure io. Anche pure io lo vorrei perché leggere dai, 500. Con 3,50 sì, abbiamo soldi, ma non troppi. Anche se comunque con quelli risparmiati dalla scorsa volta, diciamo che qualcosa di figo ce la potremmo permettere a priori. Però con un 500 andrebbe meglio. Pronti? Ci siamo. Vado? Vai. Dacci un po' quanto vale. 453. Ottimo. Andiamo a comprare roba. Subito. Vado a comprarmi dei vestiti. 842 ho. Allora, vediamo un pochettino. Vestiti cosa uscirebbe? Ferri a te esce? Però è bello anche questo. Hai visto questo anche se si chiama da topo, però è carino. Quindi sono molto indecisa. A me piace più quello dell'ammiraglio. Dici? Sì. Vado. Sì. Allora, 1120, 1020, io e i miei. Perché costano di più quelli per Steph? Non è giusta sta roba. 560 la fisarmonica. Ah, apri porzione degli indumenti. Mi hai fatto aprire una cosa sbagliata. Ecco perché. Ok, sorry. Ecco perché non c'era. Bussola. Qua, non me ne farei nulla. Boccale nulla. Fisarmonica nulla. Hai risolto qualcosa? No. Non so, no, io risparmio. Ma frega io nulla. No. Ok, allora vediamo Fere. Dai, sei carina, eh. Il problema è che adesso ho delle ciabatte terribili, sì. Perché dovrei comprare sia i guanti che le scarpe abbinate, anche il cappello magari, ma così faccio davvero pena. Ok. Ti ha sparato. Gonks, so già cosa ha comprato. Ah, ok. Cosa? Preparati, ha comprato qualcosa per suonare, Fere. Ok. Chissà che si cambiano le canzoni. Strabello però, è bellissima la canzone. Ciao amici. Ciao. Alla prossima beta. Dov'è il saluto? Non lo trovo. Ma dai. E allora rido. Alla prossima beta.